Roberto, soddisfatto di questa partita? Beh, 3-0 non possiamo che essere soddisfatti, siamo partiti abbastanza bene, seppur all'inizio loro si sono resi pericolosi, abbiamo trovato un gol di ottima fattura, abbiamo sciorinato un buonissimo calcio per tutto il primo tempo, forse nella ripresa abbiamo teso un po' troppo a gestire la partita e abbiamo anche dato modo di provare a riaprirla ai nostri avversari che di qualità soprattutto in avanti ne hanno. Credo che potevamo anche fare 3-0 prima, avevamo avuto già altre occasioni, però nel complesso buona prestazione, credo l'obiettivo potrebbe essere quello di migliorare nell'arco dei 90 minuti la tenuta di essere, insomma, di andare con più gas per tutta la partita. E oggi mancavano diverse pedine importanti. Ma avevamo 4 assenze, forse se ci poteva essere qualche timore, però dal mio punto di vista solo sotto il profilo dell'esperienza, della gestione, della caratterialità di Menchinella Coresi, perché nel complesso chi ha sostituito tutti e quattro, io insomma, l'ho detto domenica scorsa nel post partita di Bastia, abbiamo rosa ampia e le assenze sarebbero solo un alibi, abbiamo dimostrato di potercela giocare bene perché abbiamo un organico ampio che ci permette di supplire certe assenze. Stefano, più che soddisfatto, 2 partite, 7 gol, 1 solo subito. Sì, diciamo che sono numeri importanti, però ancora siamo solamente alla 5ª giornata di campionato. E tre ancora punti, non ti fanno male, eh? No, 3 punti sono tanti. Anche perché mi piace, l'avevamo visto in altra occasione. Era stato molto più combattivo. No, ma Villapiaggio è stato combattivo anche oggi. Mi sembra che noi siamo stati anche l'unica squadra che sta davanti che è riuscita a batterli. Hanno pareggiato con la Massese, hanno pareggiato col Gavorrano, quindi non è che i punti si fanno per caso. È stato all'inizio di partita, la squadra ha macinato un po' i primi minuti, poi si è lanciata, dopo il gol di Vignaduzzo ha preso via completamente. Sì, diciamo che abbiamo cambiato molto sia a livello dei uomini sia a livello di modo di giocare durante la settimana, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, penso sia per questo. Naturale. Penso sia per questo. Posso? Niente da dire, quindi no, oltre alla vittoria che è ottima, che porta 3 punti importanti. 3 punti sono tanti importanti e niente, adesso dobbiamo pensare, abbiamo 2 giorni di riposo e poi penseremo alla prossima partita. Abbiamo il capitano del Villapiaggio, Vergaini. Sì. Partita un po' difficile per voi, non siete riusciti a perforare la difesa del Foligno? Beh, sicuramente loro sono una grandissima squadra. In più i primi 2 gol li abbiamo proprio regalati, poi regalare 2 gol a una squadra come il Foligno dopo non è mai facile recuperare. Dopo il secondo tempo ci abbiamo avuto anche forse, se avevamo un pizzico di fortuna in più, potevamo anche forse riaprirla con un palo, una traversa lì, però niente, insomma, è andata così, partita un po' da dimenticare, via. Campionato un po' duro comunque. Sì, sicuramente è un campionato duro, tutte le squadre che vai a affrontare sono sempre competitive, dure tutte le partite, insomma. Luca Grilli, te l'aspettavi una partita così qui a Foligno? Ma sì, eravamo consapevoli della forza del Foligno, insomma la squadra costruita per vincere il campionato ha dei valori diversi da noi a livello tecnico, a livello di esperienza anche, vengono da un momento ultra positivo, quindi era difficile. Ma è preoccupante, non è preoccupante dal punto di vista di 3 punti perché insomma perdere a Foligno ci sta. Non mi è piaciuto il primo tempo della mia squadra, forse troppo a queste squadre importanti come il Foligno non puoi fare dei regali facendo forse un giro palla un po' troppo superficiale, sbagliando i rinvii, devi stare sempre iperattento e poi quando vanno in vantaggio automaticamente crescono perché hanno esperienza per gestire la palla, per gestire la partita. Poi nel secondo tempo credo che abbiamo creato qualche difficoltà al Foligno, abbiamo preso un palo, una traversa, insomma. Se forse l'unico rammarico è che in quel momento della partita se riusciamo a trovare il gol, un gol magari poteva cambiare qualcosa, magari si poteva riaprire la partita perché moralmente noi saremmo cresciuti e il Foligno sarebbe un pochino intimorito. E la tua espulsione?
Ma ripeto, la mia esposizione mi lascia alquanto, diciamo così, esterefatto, sbalordito, perché io non ho neanche aperto bocca, ho solo alzato le braccia e indicando, fra virgolette, una furbata di Petterini, un giocatore esperto, ci sta, in quel momento noi pressavamo, ha battuto una punizione con la palla ai movimenti, io ho solo detto che ho solo alzato le mani per indicare che forse l'aveva fatto apposta, ma non ho assolutamente né offeso, né, non ho neanche aperto bocca, tant'è vero che c'era il presidente Roberto Ramaschi di vicino a me, e anche lui mi ha detto, si è sbagliato, perché, ma ci può stare. La mano alzata forse l'arbitro l'ha considerata come una resa della panchina. Ah, no, quello mai. Però no, era solo ad indicare quell'episodio lì, però insomma. No, assolutamente. Grazie di bocca al lupo. Prego, crepi il lupo, arrivederci. Daniele Fondi, finalmente hai messo una palla alle spalle del portiere ospite. La terza, oggi. Finalmente. Col Foligno, ecco. No, sono contento di come è andata la partita in generale. Poi il gol mio è stata una soddisfazione personale. Penso che, avendoci avuto poco spazio, sono contento di come ho sfruttato l'occasione che ci ho avuto. È stato facilitato un pochino dall'atteggiamento della difesa ospite, comunque. Ma lo fatti beccare fuori. Se la difesa ospite non sbaglia mai, finiscono tutte 0-0. Poi complimenti, auguri ancora. Grazie. Grazie. Ciao Daniele. Ciao. Giordiani. Sì. Prima partita da titolare dall'inizio, primo gol. Sì, no, assolutamente sono contento. E sì, è stata la prima partita da titolare, anche se avevo fatto qualche spezzone partita a Bastia e a Piancastagnaio. E bagnare subito, insomma, la prima da titolare con il gol, penso non c'è di meglio. Ovviamente spero, sono parzialmente contento della mia prestazione, comunque sia all'inizio leggermente faticato, però credo che giocando, solo giocando, uno può migliorare. E è stato un po' di rapina nel tuo gol? No, sinceramente in settimana si è provato qualche schema calcio d'angolo, e anche su Bassino gliel'ho detto al mister, guarda, io non ho problemi a saltare perché c'ho un buon tempismo, non è che vado chissà quanto su, anche perché sono basso, però comunque siamo, sì, un bel gol, dai. Cazzola, soddisfatto della tua prestazione? Penso di sì, e sì. Anche della partita? Certo, della mia prestazione devo dire sì, potevo far meglio come ognuno come si aspetta, tutti. Sì, certo. Dopo il complesso della squadra abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dopo nel secondo tempo siamo un po' calati, ci può stare, anche se la dovevamo chiudere prima la partita, dovevamo fare il terzo gol, però ecco, insomma, ci può stare. Tu sei molto buono quando parti da dietro con quella velocità che tieni. Beh, devo dire che altri anni sono calato, cioè ora sono un po' calato nella velocità, però comunque è un bel passo, ecco. Metti difficoltà ai difensori. Esatto. Complimenti, ciao. Grazie. Ciao.